Kate Middleton non apparirà più. La profezia sulla principessa di Galles spaventa tutti. Il futuro incerto della reale. Nuove indiscrezioni circolano sul futuro di Kate Middleton. La principessa di Galles, dopo una lunga assenza dalla vita pubblica, è riapparsa per presenziare al Trooping the Colour e poi al Grande Slam. A quanto pare la reale ci teneva a non mancare ai due eventi che le stanno particolarmente a cuore. Il primo è dedicato al compleanno del re ed è molto sentito dai sudditi inglesi. Kate, accompagnata dai tre figli, è giunta a palazzo in carrozza, mentre William, come da tradizione, è arrivato a cavallo. I principi di Galles sono poi apparsi sul balcone di Buckingham Palace per il saluto di rito e Kate è stata accolta con un caloroso applauso. Nei giorni scorsi invece la reale ha assistito alla finale di Wimbledon, manifestazione di cui è madrina. Sorridente e bellissima nel suo abito viola, ha premiato Carlos Alcaraz. Per molti la principessa è prossima a tornare a rappresentare la corona e il peggio sarebbe passato. Ma le fonti ufficiali di corte hanno reso noto che Kate non è ancora guarita e riprenderà il suo lavoro solo quando i medici la riterranno fuori pericolo. Una fonte vicina ai reali ha riferito a Vanity Fair UK che Kate non è ancora del tutto guarita. Il cancro sarebbe in uno stadio avanzato e nei prossimi mesi dovrà affrontare cure anche più invasive. Per questo passeranno molti mesi prima di una nuova uscita pubblica. Kate Middleton, la sua agenda 2025 è vuota. Cosa sta succedendo? C'erano due appuntamenti a cui voleva davvero partecipare. Voleva essere al Trooping per sostenere il re e a Wimbledon perché ci va ogni anno e le dà grande gioia, ma passerà del tempo prima di rivederla. Così, la fonte considerata attendibile dal noto magazine ha affermato che l'agenda del prossimo anno di Kate Middleton è del tutto vuota. Il che fa dedurre che la reale non apparirà in pubblico per i prossimi mesi. Le recenti apparizioni sono state solo occasionali. La principessa ci teneva, ma non preludono un ritorno alla normalità. Intanto Kate e William, insieme ai figli, si preparano a trascorrere le loro vacanze estive nel castello di Balmoral, in Scozia. Nella tenuta saranno presenti anche Carlo e Camilla. I reali partiranno dopo il 4 agosto e godranno di qualche settimana di relax. Il fatto che Lady Kate si allontani da Londra per arrivare fino in Scozia però è un segnale positivo e fa pensare che la principessa stia meglio e le sue condizioni di salute siano stabili.